una mostra di artisti del luogo, Lorenzo, insieme con Secondo Amalfitano. L'originalità di questa mostra è una mostra fotografica in una sostanza, è che Lorenzo stampa direttamente in tonaco. Infatti il titolo della mostra è un affresco fotografico, perché si potrebbero stampare le foto direttamente su una parete di casa, su una parete di un locale prestigioso. Il colore è quello seppia, classico delle foto di una volta. E abbiamo fatto una mostra antologica su Villalucolo rileggendola nella sua interezza, ovviamente dedicando ampio spazio anche al festival. E lì abbiamo giocato con le foto d'epoca. Poi in contesto che è questo straordinario, meraviglioso di Quindi abbiamo Villarufolo. stampato. Lorenzo ha stampato foto del festival che sono addirittura state fatte su lastra fotografica originariamente, quindi parliamo dei primordi della fotografia, fino alla stampa di queste foto virtual tour a 360 gradi fatti con apparecchi fotografici di ultimissima generazione e con tecniche assolutamente innovative. Le foto panoramiche sono quelle realizzate dall'Università di Salerno nell'ambito della ricerca che stiamo svolgendo su Villarufolo. I dettagli invece sono scatti fotografici fatti dal nostro artista e che riprendono alcuni scorci delle panoramiche. In fondo al percorso c'è la sorpresa del Festival Barnevianello. Vediamo i reali di Savoia. E fortunata coincidenza, proprio 2 giorni fa, il direttore della biblioteca San Francesco di Ravello, padre Francesco Capobianco, ha voluto farmi dono di una copia del Roma del 1932, meravigliosa, che dedica una pagina intera appunto a una delle prime edizioni del festival che all'epoca si chiamava Rievocazioni Wagneriane, e descrive Ravello in un modo molto romantico e oleografico. Come sempre, iniziative d'eccellenza qua a Villarufolo, non ci resta che invitarvi a venire a vederla. Ecco, e continua qua. La mostra era prevista fino al 29 di aprile. Ma poi, visti i commenti e soprattutto gli apprezzamenti del pubblico e della critica, abbiamo deciso di prolungarla ancora per il mese di maggio.